Bentrovati a tutti da Don Giuseppe, parroco delle parrocchie di Colle Alta. Oggi ascoltiamo il Vangelo di Giovanni, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengono riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Ecco, in questa settimana, dopo l'ottava di Pasqua, in cui la liturgia ci ha presentato ogni giorno un racconto evangelico della risurrezione, la parola del Vangelo ci mette in dialogo con Gesù, perché possiamo esprimere la nostra adesione di fede nel Figlio di Dio morto e risorto. E questo lo facciamo passando attraverso un personaggio che ci viene presentato nel Vangelo di Giovanni, che è appunto Nicodemo. Siamo al capitolo 3. Permettetemi una breve premessa, introduzione al Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo particolarmente simbolico. Dopo il famoso prologo, poetico e filosofico al tempo stesso, in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, e la presentazione della figura di Giovanni Battista e la conseguente chiamata dei dodici, il capitolo 2 ci mette di fronte a due noti racconti sulla purificazione della idea di religiosità. Sono il racconto delle nozze di Cana e il racconto della cacciata dei mercanti dal tempio. E siamo arrivati quindi al capitolo 3, che si svolge proprio come un lungo dialogo, colloquio tra questo personaggio, Nicodemo, e Gesù. Nicodemo è un capo dei giudei, un ebreo pio e devoto, esperto della legge, desideroso di conoscere e interrogare Gesù. Vuole capire perché, da cosa è mosso. Sicuramente quest'uomo vive una tensione verso il bene. Ci riporta alla mente il giovane ricco che va da Gesù per sapere cosa deve fare per ottenere la vita eterna. Ma poi vuole veramente una risposta? Così Nicodemo va da Gesù di notte, e questo particolare dell'inizio del racconto sarà molto importante per capire il brano che abbiamo appena letto. E inizia il discorso dicendo: sappiamo che. Dunque, vuoi una risposta da Gesù oppure già la sai? Così il giovane ricco si presenta dicendo: ma io osservo già tutti i comandamenti fin dalla nascita. Bene, sì, però più no, non me lo chiedere. Insomma, sono questi i dialoghi che interpellano il Nicodemo che è in noi, il nostro giovane ricco. Ci siamo. In fondo, come loro, crediamo nel Signore, manteniamo un certo codice morale, etico, ma poi la vita è nostra e ce la vogliamo gestire. Non vogliamo rinunciare alle nostre sicurezze, alle nostre certezze, e di certo non vogliamo andare avanti nella vita allo sbaraglio dietro un Signore che non si sa dove ci porta. Anzi, lo sappiamo bene, ci porta alla croce, e per la strada della croce alla gloria della risurrezione. Ecco che siamo al brano di quest'oggi, dopo un lungo percorso attraverso il quale Gesù cerca di aprire lo sguardo di Nicodemo su una realtà nuova che gli si sta svolgendo, dipanando davanti, e che non vuole vedere perché non è ricompresa negli schemi teologici che lo difendono da Dio piuttosto che lo avvicinano. Questo brano ci porta al cuore della rivelazione di Dio nella storia. E
La frase è la prima che abbiamo ascoltato. Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Forse noi siamo un po' troppo abituati a questa frase che ne perdiamo le implicazioni concrete. Che cosa vuol dire offrire un figlio in sacrificio? Ci viene in mente subito la prova di Abramo, chiamato a sacrificare il figlioletto Isacco che aveva avuto dalla sterilità della moglie Sara, nel contesto di quella promessa di una discendenza numerosa quanto le stelle del cielo. Ma poi, quale padre darebbe via, sacrificherebbe, vorrebbe la morte del proprio figlio? Quando capita ad un genitore di perdere il proprio figlio, ci troviamo di fronte a un dolore immenso perché innaturale sono i figli che seppelliscono i padri. Vediamo aberrazioni di vendita dei propri figli nel degrado delle società disumanizzate dalla povertà, dalla criminalità, ma piuttosto un padre disposto a dare la vita per il proprio figlio, a sacrificarsi pur di difenderla. Potremmo pensare ad alcuni esempi eroici di santità. Ecco, qui Nicodemo è posto di fronte alla più grande espressione di amore per l'umanità, un Dio che dona il suo figlio per la salvezza dell'umanità, sapendo che l'umanità ne farà carne da macello. Un figlio che obbedisce al disegno del Padre per amore del Padre e all'umanità che con questo amore vuole salvare. Dentro questa frase c'è tutta la sofferenza del Cristo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? C'è quel grido prima di spirare, ed insieme c'è tutto l'incomprensibile e incommensurabile dolore di Dio. L'uomo è salvato da questa straboccante prova d'amore alla quale può aderire o meno. La parola è chiara. L'obiettivo non è la condanna, ma la salvezza, però questo amore inesauribile si fa vero e proprio banco di prova per chi vuole salvare se stesso senza Dio ed è quindi destinato ad un inesorabile fallimento. Il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. È un tema già presente nel prologo: la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolto. È una bella provocazione per il nostro Nicodemo, al Nicodemo che è in noi, che vuole barcamenarsi tra una vita autogestita e una vita salvata da Dio. È un tema importantissimo. Tutto per non esporsi, per non farsi scoprire, per non aderire ufficialmente discepoli di Gesù, per mantenere il suo spazio sociale, diremo noi, la nostra comfort zone. Questa luce vuole smascherare il compromesso sempre in agguato nelle nostre vite, di non spenderci fino in fondo, di non donarci poi più di tanto, di perdonare ma quanto basta, di non accogliere chi è troppo scomodo. Ma una volta che la luce si è manifestata, che questo grande amore si è riversato nei nostri cuori, non ci sono possibilità. O ci fa capacità, direbbe Santa Caterina da Siena, cioè o diventiamo capaci di accogliere e vivere questa sovrabbondanza d'amore, oppure si rimane fuori. Si preferisce allora le tenebre, ci si autocondanna. Attenzione, perché qui la si fa sporca. Non si scelgono propriamente le tenebre, ma il vantaggio che viene dalle tenebre, cioè il compromesso. Perché la luce va a braccetto con la verità, non quella intellettuale, quella verbale, quella dichiarata, ma quella operata. Solo in questo grande amore, in questa grande luce, vivremo una vita vera, saremo veri. Buona Pasqua di Resurrezione.